ground, I've got no roots, but my home was never on. Ehi, amico, lo sai che io tante belle cose ti li farò vedere quasi tutte. Allora, in inizio c'è questo stoccino molto morbido, morbido e arancione con una scritta che non so che c'è scritto. E poi se lo andiamo ad aprire tirando questo fioretto molto, molto bello, molto bello, noi vediamo queste sebene, tutte colorate che belle, insieme a molte matite, tante matite. E poi noi abbiamo le... Non so leggere, quindi non lo so. E vedo che dentro sono tante penne, tutte nere, poi, il mio preferito, ti faccio vedere il mio preferito, l'astuccio di Ben 10, Ben 10! Ma tu non lo conosci? Ma non lo conosci? Ma come non conosci Ben 10? Ma Ben 10 è il mio amico del cuore, Ben 10! Non c'ho niente. Aspetta, c'ho la penna e la matita che ho rubato e una gomma. Elisa, mi dai un foglio? Ma come no? Una parte piccola, devo scrivere. Dai, grazie. Alberto! Sta a dormire quello. Giacomo! Uè, mi dai un altro pezzo di foglio? Allora, vediamo i compiti per domani. Matematica, studia da pagina 300 a pagina 490, esercizio da 140 al 200, esercizio da 74 al 154, italiano scritto. No, va bene, iniziamo, facciamo prima. Buono. E poi in più mi ha messo una bella pizzona. Poi quando sono assetato bevo dalla mia bottiglia, che infatti vedi è quasi finita perché ero assetato. E poi se non sono soddisfatto ho due pacchette di Eurochoc. Allora, vediamo se c'ho un soldo. 6, 2, 5, 5, 10, 10 centesimi. Non ci compro niente. Oh, raga! Qualcuno mi dà un pezzo di pizza? Così. Oh, ma ce n'hai due! Vabbè, ti do 5 centesimi. 10! Sei, grazie prof, sei. I've got no roots, but my home was never on the... È suonata la ricreazione, e vai! Io sono un bambino molto frettoloso, Vettori manco canta lui, è una tra i miei migliori amici. Comunque, volevo dirti, il mio è più talentoso del tuo, il mio, quando lo guardi... 2 hours later. Oh, è ora di tornare in classe, ciao, ci vediamo dopo. Only a familiar face. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Prof, posso andare in bagno? No, è la prima ora. Professoressa, posso andare in bagno? No, sto spiegando. Bene. Professore, posso andare in bagno? Tra 5 minuti suona la ricreazione.
Prof, ora posso andare in bagno? No, c'è appena stata la ricreazione. Va bene. Professore, posso andare in bagno? Ma ora vai a casa. Ok, va bene. Maestra, posso andare in bagno? Ma certo, okay, tesoro. Grazie mille. Allora, adesso vi spiegherò questa facilissimissima espressione. Iniziamo. Il risultato del cubo equivale a... Sta parlando arabo, è una mia impressione. Allora ragazzi, oggi vi andrò a spiegare quella cosa che inizia con la P e finisce con l'A, e lo spelling è P-R-O-B-L-M-A, cioè problema. Ora ve lo spiego subito. Allora, se Pierino ha 3 mele nel suo bel sacco e dal sacco gli togliamo una mela, quante mele restano a Pierino? Provate a indovinare. Ma è molto difficile. Giusto, sì, ho la risposta. 2. Comunque io non faccio il liceo, faccio la prima media, ma c'è mia sorella che lo frequenta e quindi riesco a capire le differenze tra il liceo e la scuola elementare, che ne sono veramente molte. Comunque, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi se avete voglia. Al prossimo video.